L'equipaggio di un'imbarcazione a vela che si accinge a disputare una competizione deve essere unito, preparato, condotto al meglio e determinato. Già per persone normodotate, gareggiare o competere in mare è un'impresa. Se poi pensiamo ad un equipaggio formato al 90% da ragazzi con deficit cognitivo, come quelli affetti dalla sindrome di Williams, le cose si complicano e non di poco. Aggiungiamoci che la regata scelta a cui iscriversi è tra le più partecipate e difficili del centro adriatico, la storica regata del Conero, che si disputa sulle 12 miglia marine davanti all'omonima e altrettanto splendida Riviera. Capiamo così i termini dell'impresa a cui questi ragazzi sono andati incontro. ...1500 velisti da ogni parte d'Italia e dall'estero con 200 imbarcazioni al via, dove in quella sportiva partecipano gli equipaggi più determinati e agonistici nazionali, a testimoniare l'alto livello della competizione. Un assembramento davanti alla linea di start da Tangenziale di Milano all'esito estivo, una situazione molto stressante per qualsiasi equipaggio. Ma loro, i ragazzi dell'associazione Sindrome di Williams di Fano, sono stati uniti, forti, ben coordinati e soprattutto determinati a mostrare a tutti che un ragazzo con la sindrome può e deve fare tutto, e se riesce a partecipare a una regata velica può anche inserirsi nel mondo lavorativo. E questa è la loro speranza, essere indipendenti. Siamo con i protagonisti di questa avventura, com'è stata? Allora, è stata molto bella, anche se andare a stare tutto il giorno in barca non è facile, cioè stare tutto il giorno in barca, fissare, mettere tutto a posto, lavorare, mettere tutti le cime, fissare le vele. Va bene, insomma è un'esperienza che ti è piaciuta. La barca, c'eri mai stato in barca prima? Certo, sono stato di solito, però non sapevo che esisteva la situazione. Allora, ti piace andare per mare? Certo, mi piace andare al mare perché è un'esperienza che tutti possono fare, anche chi più sfortunati di noi possono fare queste cose, basta che si divertano. La cosa importante è divertirsi, non importa se sei un ragazzo Williams o un ragazzo normale, l'importanza è partecipare alle cose più belle che puoi fare. Bella come gara. Quindi un'esperienza da ripetere, ti piacerà, ne farete altre? Forse un'altra sì, a Pesaro, il 17 e 24 novembre. Però molto bella, molto entusiasmante, i ragazzi si sono caricati, mi dicevano dai babbo che quello lo prendiamo. È andata molto bene, su 169 noi siamo arrivati 147esimi, siamo arrivati abbondantemente entro il tempo limite, perché entro il tempo limite era le 17 del pomeriggio e noi abbiamo tagliato il traguardo alle 15.09. Insomma non è semplice, i ragazzi si sono comportati bene, si sono divertiti e abbiamo raggiunto abbondantemente il nostro scopo.